Perché il mondo è in questa situazione oggi? E non riusciamo a comprendere cosa sta succedendo e non sappiamo cosa fare. Ma non è un nostro lavoro, non è una cosa di cui possiamo occuparci. Il mondo intero non è sulle nostre spalle, non siete qui per cambiare il mondo, almeno io posso cambiare me stesso, voi potete cambiare voi stessi. Dobbiamo cambiare noi stessi a livello individuale, a livello di comunità, così ci saranno cambiamenti nel mondo complessivamente. L'ordine, il sistema, la disciplina a livello individuale dovrà esserci nella comunità. Dall'io al noi, solo così possiamo cambiare la comunità. Cerchiamo di comprendere qual è la situazione che ci riguarda, anziché comprendere qual è la situazione nel mondo. La situazione, con me stesso non è così buona così come io vorrei che fosse. Per esempio, non c'è unità di pensiero, parola e azione nelle nostre vite individuali e i valori umani non sono praticati a livello individuale. E quindi poi continuo a lamentarmi. Qual è la situazione nel mondo? Beh, qual è la situazione con me stesso in questo momento? Quindi la trasformazione a livello individuale in questo modo porterebbe a una riforma generale in una fase successiva. Quindi esaminiamo noi stessi, autovalutiamoci, cerchiamo di elevarci. In questo modo contribuiremo alla pace e al benessere del mondo. Grazie. Un'altra domanda: perché siamo così ingenui e non vediamo la realtà del mondo di oggi? Perché ci stiamo allontanando da Dio? Nel momento in cui capirai che questo essere ingenuo ti sta allontanando da Dio, cerca di sentiti libero per poterti avvicinare a Lui. Cerchiamo di identificare ciò che ci allontana da Dio: la rabbia, la lussuria, la possessività, l'attaccamento, l'avidità. L'essere ingenui, queste sono le qualità che ci allontanano da Dio. Una volta che abbiamo fatto questa diagnosi, quest'indagine patologica di tutte le qualità che ci allontanano da Dio, tentiamo di rimuoverle. Cerchiamo di allontanarci da esse passo dopo passo. Swami ha dato un esempio. Se tenete in mano una corda e ci giocate, all'improvviso noterete che non è una corda, è un serpente. Quindi cosa fai con esso? Lo lasci cadere immediatamente. Quindi queste qualità con cui stiamo giocando non stiamo giocando con una corda, no, sono un serpente. Quindi nel momento in cui sai che è un serpente, lo lascerai cadere immediatamente. Quindi cerchiamo di allontanarci a Dio quanto prima. Un'altra domanda: perché Dio non ci sta aiutando a risolvere i problemi del mondo? Il Signore lavora a livello individuale con ogni persona, non è un'industria, non è una fabbrica, non è una rivoluzione, no, è una trasformazione. Quindi Swami lavora a livello individuale, continua ad operare con tutti perché è in voi. Dio è sia personale che impersonale. Dio è sia individuale che collettivo. Quindi lasciatelo lavorare. Permettiamo a noi stessi di disporci positivamente. Consentiamo a noi stessi di essere trasformati in qualsiasi momento come Egli decide e come Egli vuole. Quindi, cerchiamo di essere consapevoli che Dio sta portando un cambiamento in noi. Ad esempio, essendo venuti a Puttaparthi, essendo, stati esposti a Bhagavan Shri Satya Sai Baba, non avete notato un cambiamento in voi?
Non avete notato una trasformazione in voi e fra di voi? Sta succedendo. Quindi il sentimento di compassione, il sentimento di divinità dentro di noi trasformerà il mondo intero, non ci sono dubbi. Ma prima iniziamo con noi stessi e poi con il mondo. Pensare al mondo, che il mondo è caotico, è un approccio politico. Le persone politiche dicono che cambieranno il mondo intero. Voi non potete cambiare il mondo senza prima cambiare voi stessi. Quindi non siate politici, cerchiamo di essere spirituali trasformandoci. Grazie. In questa era di Kali, l'oceano di latte è pieno di rabbia, odio e gelosia. Quindi sta diventando uno col veleno, ci si sta avvelenando. Il sale nell'oceano è di nostra propria produzione. Infatti l'oceano di latte è sacro ed è un posto lasciato affinché si adagi Dio. Ora, dato che è pieno di sale, nessuno dovrebbe mai toccarlo o gustarlo. Il potente oceano è molto vicino a Bombay e a Madras. Può qualcuno berne anche solo una goccia? Qual è il motivo? No, perché è un sapore salato. A causa delle cattive qualità, l'oceano di latte è diventato un oceano di sale. Gli antichi erano soliti pregare in questo modo: O dei, entrate dentro di noi. O demoni, o demoni, lasciate questo corpo, il nostro corpo. Essi erano soliti pregare in questo modo. Chi sono qui gli dei? Essi pregavano le divinità preposte al buon comportamento, alla buona condotta e al buon pensiero, al pensare bene, affinché entrassero dentro di loro. Quindi essi erano soliti pregare affinché i demoni abbandonassero i loro corpi, i demoni che rappresentavano i cattivi pensieri, le cattive qualità e i cattivi comportamenti. Sarebbe un buon esempio che tutti sperimentassero le buone qualità nella loro vita giornaliera. Dobbiamo diffondere solo le cose buone e mai quelle cattive. Dobbiamo mangiare solo cose buone e abbandonare quelle cattive. Dovremmo condividere la frutta e lasciare stare tutto il resto. Solo in questo modo saremo in salute. Se non si espelle la materia cattiva, non si può condividere il buono. Non vi è scopo di avere bontà in voi. Quindi dovremmo rinunciare alle cose cattive e condividere solo le cose buone. Questa dovrebbe essere parte della nostra pratica esperienza quotidiana. Purtroppo oggi essi prendono parte al cibo cattivo e escludono la frutta. Ciò significa che ricevono cose cattive e lasciano fuori le cose buone. Per cui in questo mondo, in tutti i campi, trovate agitazione e povertà, miseria. Qual è la ragione dietro all'assenza di pace? Qual è la ragione della povertà e della miseria? Non prendiamo ciò che è necessario. Ecco perché ci sentiamo tristi e agitati. Per cui accresciamo le qualità buone. Cerchiamo di avere buoni pensieri. Rinunciamo al comportamento cattivo, meschino e ai pensieri cattivi.
Siccome l'uomo non svela, ed è identificato con la sua debolezza e con le sue qualità cattive, egli le ignora e quindi permane nel suo stato di tristezza e di povertà. La tristezza, la preoccupazione e l'ansia sono doni di Dio. In voi ci sono solo buoni pensieri e cattivi pensieri che si mostreranno a voi nel tempo. Come è il seme, così è il frutto. Nel seme riposano sia il bene che il male. Se avete pensieri cattivi, il male vi seguirà. Se intrattenete pensieri buoni, avrete di ritorno cose buone. Ma ci sono persone innocenti che non comprendono questo e criticano Dio. Voi dite che Dio è responsabile dei problemi. Voi dite perché Egli mi ha dato questo dolore? Perché mi ha donato questa irrequietezza? Queste cose non provengono assolutamente da Dio. Dio è il testimone. Egli vi dà i frutti delle vostre azioni. Vi dà Egli le vi dà le conseguenze delle conseguenze delle vostre vostre azioni. azioni. La prossima domanda è questa. È dovere di Dio risolvere tutti i nostri problemi e i problemi del mondo o altri problemi? Prima fatemi capire qual è il problema. Il problema è creato da me. Il mio problema è stato creato da me, il tuo problema lo hai creato tu. Perché dovrei chiedere a Dio di risolvere il mio problema? Se metto la mano nel fuoco, mi brucio e dico, oh Dio, questo è il mio problema, risolvilo. Egli dirà, perché hai messo la mano nel fuoco? Hai creato il problema. Oppure, se io prendo del veleno che porta alla morte, dico, Dio, sto per morire, risolvi il mio problema. Ed egli dirà, ma perché hai preso il veleno? Quindi, causa ed effetto, siete la causa dei vostri problemi. Pertanto, lasciatemi, non dite che è un problema di Dio, non è un suo problema. Il tuo problema è un tuo problema che devi risolvere tu. Al massimo puoi pregarlo di aiutarti a risolvere il problema e ti mostrerà il modo di risolverlo. Non posso incolpare Dio perché io ho questo problema che ho creato. No, no, no. Siamo i creatori dei nostri problemi, quindi preghiamo affinché ci mostri la via per uscire dai problemi. Il mondo ha i suoi problemi. Non è un problema mondiale, globale. Fate in modo che ognuno lavori per i propri problemi e si assuma la responsabilità di ciò che sta accadendo. In questo modo il mondo sarà libero dai problemi. Grazie. Un'altra domanda. Come essere umano, qual è il nostro dovere quando vediamo comportamenti sbagliati nel mondo? Il nostro dovere è essere perfetti noi stessi. Se sono perfetto io, posso correggere qualcun altro per amore. Vedete Gesù Cristo quando disse, non giudicate per non essere giudicati. Se iniziate a giudicare tutti, vi sbagliate. Fate in modo di non sbagliare. Non giudicate nessuno, altrimenti domani verrete voi stessi giudicati. Quello che posso dire è che non è mio compito vedere i comportamenti degli altri che sono sbagliati. Perché non notiamo le cose che vanno bene, i comportamenti buoni? È un'attitudine positiva vedere le cose giuste che accadono. Vedere le cose sbagliate, solo le cose sbagliate, è un atteggiamento negativo. Con questo atteggiamento negativo non si può rimuovere la negatività, non puoi liberare tutti dalle azioni sbagliate, cercate di essere positivi, al massimo potete aiutare le persone ad essere positive.
Posso parlare con amore delle persone, posso aiutarle con amore lungo la strada giusta, ma non semplicemente dicendo loro stai sbagliando, stai facendo cose sbagliate. Questo non vi porterà dei risultati buoni, ma solo quelli sbagliati. Questo è ciò che dovremmo fare, amare tutti portandoli sul sentiero giusto. Un'altra domanda è: il mondo è un posto buono o un posto cattivo? Siete voi a renderlo buono o cattivo? E Swami fa un esempio. Qui ho un coltello, con questo coltello posso tagliare la frutta e mangiarla e con lo stesso coltello posso suicidarmi. Posso tagliarmi il collo con lo stesso coltello. Quindi il coltello può essere usato sia per scopi buoni che cattivi. Niente a che fare con il coltello non ti ucciderà a meno che tu non ti uccida con il coltello. Il coltello non agirà, da solo se non prendi tu il coltello e tagli le verdure o la frutta. Quindi cerca di rendere il mondo tu buono o cattivo. Il mondo è buono, il mondo è buono. Siete voi a fare del male, dipende da noi renderlo buono o cattivo. Il mondo è libero ed è a vostra disposizione. Il mondo è divino. Fatene l'uso, un buon uso di esso. Grazie. La prossima domanda è: perché perdiamo la nostra salute? Cosa dobbiamo fare per riguadagnare la nostra salute? Perché perdiamo la nostra salute? A causa di una dieta irregolare, a causa di una mancanza di esercizio fisico, a causa di un'assenza di disciplina, a causa dell'irrequietezza mentale, della preoccupazione e dell'ansia. Quindi siamo fisicamente deboli a causa delle nostre cattive abitudini alimentari, dei nostri pranzi irregolari. Inoltre ci sono cattive abitudini come il fumo, il bere e mangiare cibi non vegetariani. Questo rovina la nostra salute. La preoccupazione, la tensione, l'ansia rovinano mentalmente la nostra salute, la rendono mentalmente povera. Quindi cerchiamo di essere in buona salute. Avendo abitudini regolari, cerchiamo di avere pace mentale attraverso la pratica della meditazione. La meditazione per la mente, l'esercizio fisico e una dieta regolare per il corpo ci aiuterà ad essere sani, ricchi e saggi. Altrimenti perdiamo la salute. Quindi cerchiamo di stare attenti a queste abitudini, in queste due aree. Quindi, come ritrovare la salute? Come vi ho suggerito di fare. Prestate attenzione a livello fisico e a livello mentale. Grazie mille. Come devoto, cosa pensi delle persone spirituali di oggi? In che cosa sono carenti? Penso che la spiritualità di oggi sia più un'esibizione, più una pretesa. La spiritualità di oggi non è autentica. Quello che ci manca è che facciamo spiritualità, siamo spirituali per i nostri interessi e guadagni, guadagni mondani, per questo mondo mondano. La spiritualità non è questa, la spiritualità non è per i guadagni terreni o per i profitti mondani, la spiritualità è al di sopra di questo. Ciò che ci manca oggi è questo viveka, discriminazione, vijnana, saggezza, vairagya, distacco, rinuncia. Le persone con questa viveka, discriminazione, vairagya, rinuncia, vijnana, saggezza, sono persone spirituali. Le persone con desideri non sono spirituali. Potete dire che sono religiose, ma non sono spirituali. Essere religiosi significa che volete che i vostri desideri siano soddisfatti. Essere spirituali significa che siete al di sopra del bisogno e dei desideri. Questo è ciò che è. Ciò che ci manca oggi sono questi tre: vijnana, viveka e vairagya, discriminazione, saggezza e quindi distacco o rinuncia. Grazie.
La prossima domanda è: dovremmo fare uno sforzo per progredire nel cammino spirituale o lasciare tutto a Dio? Aiutati che Dio ti aiuta. Dio aiuta coloro che si aiutano. Dovete camminare. Egli si prenderà cura di voi affinché voi non cadiate. Dovete leggere, egli vi aiuterà a ricordare ciò che leggete. Dovete mangiare, egli vi aiuterà a digerire il cibo. Pertanto, se agirete, egli si prenderà cura di voi. Se non lo fate, Swami, occupati di mangiare, occupati di leggere. Ma no, e voi cosa fate? Siete per caso come un vegetale per comportarvi così? Vi ha dato un cervello, vi ha dato il senso del pensiero, la discriminazione, la determinazione. Perché non esercitate queste qualità? Swami ha fatto un esempio. Ecco un piatto con puris che vi è servito. Oh Dio, prendi tu il puris direttamente e mettilo nella mia bocca, nel mio esofago. No, 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 il cibo vi è stato servito, ma voi dovete mangiarlo. Allo stesso modo è vostro lavoro mettervi al lavoro ed egli vi benedirà definitivamente con successo. Non potete lasciare a Dio come persone pigre. Egli dirà: cosa stai facendo? Swami fece un esempio. Sembra che un tizio fosse caduto dal carro, con i buoi. Cadde giù e pregò Rama dicendo: Oh Rama, cosa stai facendo? Sono caduto. E pianse, pianse. Andò a dormire, si addormentò. Nel sogno apparve Rama e racconta: Svegliati, alzati, prendi il supporto della ruota e alzati. Perché sei così pigro in quel modo? Poi si realizzò la cosa e disse: Oh, ecco una ruota. Ecco, cercò di alzarsi. Allo stesso modo, Dio è il nostro supporto, Lui è il nostro soccorso, Lui è la nostra ancora. È il nostro pilastro di supporto, a condizione che voi siate disposti a riceverlo, a condizione che siate a conoscenza del supporto divino. Pertanto il progresso nel percorso spirituale è a vostro carico, dovete essere disposti a progredire, dovete essere disposti ad avanzare. Fate il primo passo ed egli camminerà verso di voi. Questo è ciò che Baba ha detto: fate un passo e io ne farò 100 verso di voi. Fate un passo verso di me e io ne farò 100 verso di voi. Pertanto Dio è sempre pronto ad aiutarci, a condizione che siate pronti a ricevere il suo aiuto. Salvo che vi girate verso la macchina fotografica, non potete scattare una fotografia. Se io vi volto le spalle, non potete fare una foto. Quindi rivolgetevi a Dio ed egli farà una foto, cioè verrà in soccorso ad aiutarvi e vi aiuterà in ogni punto della vostra vita, ci aiuterà in ogni punto della nostra vita. Grazie. Perché non siamo in grado di sopportare la sofferenza che accade nel mondo oggi? Non stai soffrendo per ciò che sta accadendo nel mondo. Stai soffrendo a causa di ciò che sta accadendo dentro di te. Io non soffro quando le altre persone stanno soffrendo. Essi stanno soffrendo, io non sto soffrendo. Essi soffrono per i loro errori, per colpe loro. Perché dovrei soffrire? Quindi in realtà sto soffrendo a causa mia, a causa dei miei problemi, delle mie azioni, a causa delle mie parole, a causa del mio comportamento. Per cui ho bisogno di comprendere il motivo per cui sto soffrendo. Poi troverò anche la causa e il modo per uscire dalla sofferenza. Il mondo non mi sta facendo soffrire. Io sto soffrendo da solo. Cerchiamo di comprendere la causa di questa sofferenza e risolverla per essere liberi dalla sofferenza. Una soluzione semplice: prega a Swami, pensa a lui, canta la sua gloria e tutti i problemi, scivoleranno via da voi. Ci scusiamo per il problema,
Ci dispiacciamo per il problema, ma non troviamo la soluzione del problema. La soluzione al problema è arrendersi a Dio. O Swami, mi arrendo a te. La tua volontà, sia fatta la tua volontà così come in cielo. È la preghiera del Signore, la nostra preghiera al Signore. Lascia che il tuo, lascia questo problema. In questo modo potremo uscire dai problemi personali. Questa è la migliore soluzione. Grazie.